E siamo arrivati praticamente, no, in questo 19 di dicembre alle porte di quelle che sono le festività natalizie. Non può mancare il nostro Pierluigi De Pascalis in diretta con noi. Buongiorno. Buongiorno, ormai ci siamo quasi. Auguri, auguri, auguri Pier, grazie per essere qui con noi per festeggiare, se vuoi, anche queste feste natalizie. E parliamo proprio di consigli regalo per il fitness. Certamente, innanzitutto mi associo gli auguri a te e a tutti quanti i nostri ascoltatori. E a proposito di regali, io non so se tu già hai provveduto a tutti quanti i regali, io invece sono tra quelli che li fanno proprio all'ultimo minuto, anche il 23 sarei pronto ad andarli a fare, se non il 24 mattina. Quindi qualcuno magari è ancora alle prese con l'idea regalo per quanto riguarda un amico o un partner che ama l'attività sportiva. Cerchiamo di dare qualche suggerimento un po' più originale, che non sia la solita tutina, la solita canotta o via discorrendo. Per esempio, per i nostri amici che fanno attività funzionale, ma anche per coloro i quali si allenano magari prevalentemente a corpo libero, vogliono avere una modalità differente per incrementare l'intensità, possiamo utilizzare come regalo dei gilet zavorrati. E poi una sorta di gilet, naturalmente in un tessuto differente, in cordura, un tessuto molto robusto, e consente l'inserimento di alcune sacche zavorrate che lo fanno pesare poi fino a 5 kg, in alcuni casi anche più di 5 kg. Quindi stiamo indossando una sorta di giubbotto il cui peso è significativamente maggiore. Lo possiamo utilizzare anche per una serie di esercizi che svolgiamo in palestra e che talvolta non sappiamo come fare a incrementare la resistenza. Altra idea regalo può essere un TRX, ormai sono pochissimi quelli che non sanno di cosa si tratta, ma per chi non lo avesse mai sentito, si tratta di una serie di cinghie con delle impugnature facilmente trasportabili, stanno nel palmo di una mano o poco più, attraverso le quali noi possiamo allenarci praticamente ovunque, e questo permette di renderlo un regalo interessante sia per chi magari ha un amico sportivo che però viaggia e si sposta molto e può avere difficoltà, ma anche per chi per esempio va a correre al parco e vorrebbe trovare un modo poi per allenarsi, per simulare quello che è l'allenamento in palestra tra una corsa e l'altra. Altri regali interessanti in questa direzione: c'è un gadget che forse pochi conoscono, che si chiama Powerball, non è altro che una sfera in plastica con un grip in gomma tutto quanto intorno, all'interno presenta un volano in metallo e bisogna farlo ruotare nel polso, nel palmo della mano. È un ottimo allenamento per quanto riguarda sia l'avambraccio sia tutte quante le strutture del braccio, fino anche parte della spalla. È molto utile soprattutto per quelle persone che magari richiedono delle impugnature importanti, ma anche per chi fa pratica attività da combattimento e non solo. Ripeto, vi fate una ricerca su internet, lo trovate molto molto facilmente. I fitness tracker hanno spopolato negli anni passati, adesso sono anche migliorati sotto il profilo tecnologico, aiutano i nostri amici a tenere traccia di quello che è l'allenamento, quindi la frequenza cardiaca, la distanza percorsa, il tempo di allenamento, tracciano dei grafici che ci aiutano anche nel determinare i tempi di recupero e così via. Per chi magari non vuole spendere tanto, perché magari ha tanti amici e comunque non soltanto per una questione economica, magari suggeriamo anche l'acquisto di un buon libro di metodologia dell'allenamento, così evitiamo di essere schiavi di quelle che sono le chiacchiere dello spogliatoio e riusciamo anche ad avere un allenamento maggiormente scientifico. Grazie Pier, ancora auguri e buon Natale. Tanti auguri, alla prossima. From underneath the trees, we watch the sky, confusing stars.